Presidente, la sanità rientra tra gli obiettivi statutari della Fondazione, quindi un nuovo impegno per quanto riguarda gli strumenti del Santa Croce. Beh, non rientra, c'è sempre stata tra gli obiettivi della Fondazione la sanità, e questo che oggi è stato presentato è un'ultima delle donazioni fatte al nostro ospedale, è un upgrade di un ecografo che è un ecografo d'eccellenza, all'avanguardia in tutta la regione, e è un ecografo che consente di migliorare le condizioni dei pazienti che devono fare questo tipo di verifiche e di diagnosi. Dottor Beatrici, le caratteristiche di questo nuovo strumento donato dalla Fondazione per il suo riparto? La caratteristica principale è quella di consentirci di effettuare biopsie prostatiche mediante un accesso che non è più transrettale, quindi tipo la supposta, intanto per intenderci, ma è transperineale, quindi noi non passiamo dal retto, non passiamo dall'intestino per fare i prelievi, passiamo attraverso il perineo. In questo modo garantiamo al paziente una significativa riduzione del rischio di complicanze infettive, che sono quelle che maggiormente spaventano. Una biopsia prostatica, se eseguita in condizioni di non adeguata preparazione ed effettuata per via transrettale, si associa ad un rischio importante di infezione che può arrivare fino alla setticemia. Quindi questa modalità di accesso riduce significativamente il rischio, e le linee guida europee le hanno proposto già dall'anno scorso l'accesso preferenziale per via transperineale. La donazione è fondamentale perché ci permette di stare veramente al passo anche con questo upgrade, che non è soltanto strumentale ma è concettuale e culturale, cioè di a trattare il paziente da sottoporre a biopsia nel modo meno invasivo a 360 gradi, quindi anche relativamente al rischio di possibili complicanze infettive. Noi oggi, facendo prevenzione, riusciamo a fare diagnosi precoce. Diagnosi precoce significa attuare provvedimenti terapeutici che si associano alla possibilità di garantire al paziente la guarigione in percentuali prossime al 100%. Sproniamo i nostri pazienti, soprattutto determinate fasce di età, a rivolgersi all'urologo per fare quelle procedure, per sottoporsi a quelle procedure che ci portano ad una diagnosi. E quindi direi che ci stiamo muovendo bene, insomma, ci stiamo muovendo bene, ma non nella provincia di Pesaro, in tutte le Marche. È importante soprattutto il fatto che la società civile, in particolare la Fondazione, si metta sulle spalle un problema che è quello collettivo della sanità collettiva. La sanità per tanti anni è stata ritenuta un diritto fondamentale, però si diceva è un diritto fondamentale che non veniva finanziato. Probabilmente per poter dire che un diritto fondamentale deve essere finanziato, i medici devono avere gli strumenti e le tecnologie necessarie. Questo mi pare lo stiamo facendo e i risultati sono sicuro che arriveranno.